risultati così importanti dimostrano che si è aperta una vera e propria guerra con la criminalità di Bari, ma anche con quella di Foggia e con quella dell'intero distretto. Gli arresti, i sequestri, le condanne e le confische lo dimostrano. La racconta così il procuratore nazionale Cafiero De Raho. 400 uomini tra squadra mobile e carabinieri, 30 collaboratori di giustizia e 21 telefoni cellulari a squarciare il velo per arrivare ai 99 arresti delle scorse ore e liberare il capoluogo da quella che definiscono la morsa asfissiante del clan Striciulio, riavvolgendo il nastro sugli ultimi 6 anni. Modello federale di organizzazione e articolazione in grado di arrivare fino alle vicine Conversano, Rutigliano e Palo del Colle per il controllo delle piazze di spaccio, ma soprattutto arsenali e killer spietati pronti a farne uso. È così che si impongono sui Misceo al San Paolo, fanno pulizia etnica dei rivali a San Pio, sgominano i Diomede e si contendono San Girolamo palmo a palmo, pretendendo di espandersi nella roccaforte di Japigia, platealmente, come con i colpi di pistola esplosi in un condominio al quartiere Libertà di Bari. E le estorsioni usate come tassa di sovranità, un'influenza in grado di manifestarsi anche dal carcere, non solo con le ambasciate dei familiari. C'è chi parla di conference call telefoniche e lettere come quella indirizzata dai vertici ad un collaboratore di giustizia dopo la rissa tra 41 detenuti nel carcere di Bari nel 2016 che segna la rottura con i Misceo. Eppure l'operazione dimostra che lo Stato c'è e ci si può fidare, ribadisce il questore Bisogno. Il resto è la sfida sul territorio, pur senza aristocrazia mafiosa. Infatti, il clan può ancora contare su una forte presa sulle giovani generazioni. Un modello di mafia popolare alla portata di chiunque, che si rivela fortemente suggestivo. Tutti possono scalare la gerarchia mafiosa del clan Strisciuglio se dimostrano con i fatti di essere capaci di compiere ogni tipo di violenza ed efferatezza in nome dell'organizzazione. Ma tutto questo sistema poggia su due pilastri collegati tra di loro, che sono per gli Strisciuglio un binomio inscindibile, la strada e il carcere.